Science. La rilevazione delle onde gravitazionali dall'osservatorio statunitense LIGO apre un nuovo capitolo nell'astronomia. Queste onde sono le increspature dello spazio-tempo generate da eventi cosmici violenti. Le ipotizzò un secolo fa Albert Einstein. Altre importanti domande possono nascere adesso, come spiega il professor Cagnoli. Si apre una nuova finestra nell'universo. Abbiamo la possibilità di studiare in maniera completamente diversa dei fenomeni a noi fino ad ora oscuri. Questo è il suono di un buco nero in fusione, circa 1,3 miliardi di anni fa. Ogni nuovo nato ha la sua propria frequenza di suono, la sua voce. Analizzando la forma d'onda del segnale è possibile misurare quanto sono le masse che generano questa onda gravitazionale e la loro distanza. E quindi, siccome questi parametri sono unici per ogni tipo di binaria di stelle di neutroni o di buchi neri, diciamo che il segnale che noi catturiamo è unico, è come un'impronta digitale dell'evento che si sta procurando. Ora possiamo ascoltare l'universo. Il prossimo anno l'onda sonora finale da catturare sarà quella delle origini, quella del Big Bang. Ma la tecnologia dovrà essere migliorata. Dovremo aspettare degli anni per avere degli strumenti che hanno un rumore interno talmente basso da riuscire a rivelare le onde gravitazionali prodotte al momento del Big Bang. Il futuro di questa ricerca punta ad aumentare la sensibilità di LIGO per intercettare diverse gamme di onde gravitazionali ancora più lontane.